La proposta della CGIL per questi docenti in piazza oggi. Ma la proposta è semplice: avendo prorogato la validità del contratto del 2019, si tratta da parte dell'amministrazione di esplicitare l'analogia di condizione tra questi lavoratori e l'allora lavoratori cosiddetti FIT. È semplicissimo, una nota di chiarimento per le strutture, la domanda è già allegata al contratto, esiste già, è una domanda cartacea, i colleghi vanno nella successione delle operazioni, andranno per ultimi e sarà la loro domanda condizionata al superamento e al consolidamento della loro posizione lavorativa, quindi alla stabilizzazione del posto di lavoro, non danno noia a nessuno e ci sono le condizioni per poterlo fare. Non si tratta di fare chissà quale violazione delle regole, si tratta semplicemente di stabilire a colleghi che stanno finendo l'anno di prova e che quindi avranno la retrodatazione giuridica del posto di lavoro al 1° settembre 2021 un diritto che a questo punto, con l'ultrattività del contratto, è riconosciuto a tutti. È una cosa semplice, noi saremo con loro, chiediamo all'amministrazione di fare una cosa per evitare contenziosi inutili, la scuola è già troppo piena di contenziosi, davvero. Proviamo, come dire, a liberare la scuola da queste pastoie e a garantire un avvio sereno dell'anno scolastico prossimo.